e finisce così Soma. Assurdo. Mi sa, non so se si è, se ha seguito completamente perché mi sono perso io, quindi figurarsi È lei che. difficile, è un casino da raccontare. No, sei stato bravissimo, Marco, e tento due o tre riflessioni sì, ipersintetiche, No, l'effetto Soma si chiama questo. questa è una di quelle cose che quando potremo vederci di persona ci passiamo tutta la notte a bere e a chiacchierare, perché possibili sbinetto che per motivi miei che ti racconterò o che vi racconterò in un'altra sessione, io non pago per farmi spaventare, perché ho passato la vita a superare le mie paure, non ne voglio più sapere. Quindi ci Ha ho senso. pagato per superare le mie paure, non voglio pagare per avere altre paure, per quanto fiction. Sì. Ma questo non è un horror, secondo me. Questo è un meraviglioso impasto della migliore fantascienza e Oh. Soma 2. No, Soma no. 2. Ragazzi, scrivete tutti, ma che cazzo gliene fotte a Cecchipone? Ma abbiamo parlato di psicologia, che i videogiochi horror sono Comunque, carbonari da io quella, non gliene frega niente. Ha studiato questo, ma siete non ho stupidi? mai giocato a Soma ed è incredibile come la Frictional Games da un gioco come Amnesia, quello tipo castelli, tipo grottesco, passa totalmente scienze in modo incredibile. Cioè, non è assurdo, quanto cazzo hanno, cioè, sono versatili. Eccoci. Siamo Quindi rimasti a quindi un dovete miscuglio di fare la fantascienza. rivoluzione per avere la banda larga ultraveloce. Quindi secondo me non è un horror, secondo me è un mix di fantascienza e distopic. Ed è pieno di sviluppi conoscitivi straordinari. Io vi proporrò di fare una società, perché io ho capito che la tradizionale divulgazione scientifica non ha più motivo di essere per tutta una serie di ragioni. Io avevo detto all'azienda Mediaset che il prossimo futuro per fare divulgazione è i videogiochi. Non mi hanno capito. Veramente hai fatto questo? Sì, però mi hanno detto: ma quando mai? Ma figurati, i Ma videogiochi puoi dare un servono po' di dettagli soltanto in più? Qual era il discorso? Cioè, come le. Ma. servono per far divertire, servono per far distrarre. Cosa vuoi fare divulgazione con i videogiochi? Invece voi avete capito perfettamente, vi proporrò una società e facciamo videogiochi che sono divulgativi, come questo. Voi dite: ma cosa c'è di divulgativo? Punto primo, c'è l'epigenetica, perché tu hai detto in quel periodo, quando è nato Soma, pensavano di poter cambiare la mente delle persone con dei trasferimenti di DNA. In realtà non è così. Hanno scoperto che alcuni complessi non sono i nostri, ma sono quelli dei nostri genitori, che sono passati non attraverso il DNA, ma attraverso un meccanismo complicato che si chiama epigenetico, per cui noi possiamo avere non le nostre paure, ma le paure dei nostri Ma genitori. intendi i tratti caratteriali? No, paure. No, proprio complessi e traumi, non tratti Ah caratteriali. sì, addirittura i Ti faccio un traumi. esempio. Allora, hanno scoperto che c'erano dei topolini che non erano mai stati in una certa Ah piattaforma, sì, la cosa elettrica, la che non roba elettrica. andavano mai nell'angolo estremo sinistro. Insomma, perché? Perché i Sì. loro genitori avevano subito delle scariche elettriche in quel punto e hanno scoperto che ci sono Sì. dei meccanismi elettrochimici per cui i genitori hanno trasferito attraverso questi meccanismi elettrochimici quell'insegnamento ai figli, che quindi, pur non avendo preso la scarica elettrica, evitano quel punto dove i genitori si sono fatti male, non loro. Quindi capisci che Assurdo. cosa meravigliosa. Poi c'è il discorso del programming e del deprogramming. Tu sai che se ci sono delle persone che vengono plagiate dentro le sette, succede spesso, no? Ci sono Plagiate, degli cioè? psicologi che sono specializzati nel deprogrammare queste persone che sono state Ma plagiate fai un e che sono esempio, non è convinte che la plagiate in che setta. senso? Scusami? Plagiate in che senso? Plagiate nel senso che quelle persone sono convinte che la setta, metti una setta satanica, metti una setta di assassini, sia il loro bene, perché sono state Ah. sottoposte al lavaggio del cervello, sono state drogate. Ci sono dei psicologi che sono specializzati nel deprogramming, che devono svuotare quel cervello e riempirlo di nuovo attraverso dei meccanismi di rapporto, chiamiamolo normale, con la realtà.
Qualcuno di voi avrà visto Arancia Meccanica? Alla Tutti fine del film, non so se ve lo ricordate, c'è il protagonista che viene costretto, bloccandogli le palpebre, a guardare film porno fino a che le scene di violenza sessuale gli fanno schifo, lo fanno vomitare, perché lui era continuamente protagonista di violenze sessuali. Violenze, sì. Ed era un primo tentativo molto, molto primitivo di deprogramming. Adesso è molto più raffinato. E mi fermo, ma hai raccontato cose in cui c'è dentro l'ira di Dio. Per esempio, quando voi parlate di scaricare una coscienza da un essere umano a un robot, io vi dico che oggi in certe università, come quella di Maastricht in Olanda, lavorano esclusivamente sull'interfaccia, non più computer-computer, ma computer-cervello umano, che è esattamente questo che state dicendo nel gioco. Quindi capisci quanto un gioco, senza dichiararlo, può diventare veicolo di divulgazione scientifica avanzatissima. Uno dei miei psicologi e psichiatri preferiti era, psicanalisti più che altro, è l'indiano Ramachandran, non so se conosce. No. Lui è la cura del braccio fantasma. Oh, certo. L'ha inventata lui, è stato colui che ha creato il... Non lo sapevo. Era lui, Ramachandran, ma ti giuro che guardare... Ragazzi, cercate Ramachandran, Rama, C-H-N-R-A-N, è veramente un luminare. Lui sta cercando un modo per far emulare a una macchina il comportamento dei neuroni specchio umani. Cosa sono i neuroni specchio? Neuroni che solamente guardandoti... Facciamo una distinzione, molta gente fanno quella cosa che fai tu, o comunque imparano il come farla, differente dalle scimmie che ti guardano mangiare e mangiano, no, perché là semplicemente stai emulando, insegnando il sostentamento, ok, fagli vedere questa cosa così lo fa pure lui, fagli mettere la zampetta qua al cane dandogli un rinforzo positivo così capisce che deve farlo, no, io ti guardo cucinare e immediatamente i miei neuroni specchio empatizzano con quello che è il tuo movimento perché io l'ho fatto, col tuo stare in piedi perché l'ho fatto, e cercano di autoaddestrarmi, perciò già guardandoti sarò meglio in quella cosa, ma non perché mi stai insegnando il procedimento, ma proprio a farla fisicamente. Certo. Stanno cercando di insegnare alla macchina questa roba qua, capisci che cioè... Posso farti un esempio, perché è un'altra frontiera meravigliosa, tra l'altro io lo rispecchio, sono l'invenzione di un italiano che vincerà il Nobel per questo. È vero che i cani vengono addestrati con il riflesso di Pavlov. Sì. Fai una cosa bene, ti do un biscotto, la fai male, non te lo do. Ma i cani hanno più neuroni specchio di noi, sono qua i neuroni specchio. Quando tu porti un cane fuori, lui ti va avanti, ma se voi fate caso, si gira continuamente per guardarti. Allora, noi abbiamo sempre pensato che volesse semplicemente sapere se c'è. Se stai al passo, sta al passo o no. Con i suoi neuroni specchio, dalla tua espressione, capisce se va tutto bene, se lui sta facendo una cosa giusta, se tu stai bene, se ci sono pericoli per lui o per te, è assurdo. Se ci sono pericoli intorno. Questo è solo neuroni specchio, non è apprendimento pavloviano. Sa perché loro ne hanno più di noi, non avendo la parola. Assurdo. A me fa ridere che, ad esempio, Blasa, questa cosa qua non la fa in modo di poterti far capire. Lei lo fa, Teodoro, e ti guarda, non ti vuole far capire che ti guarda. Il nostro cane fa questa cosa qua, però lo fa con un po' di ruffianaggine, sta nascosta, fa tipo così. Sì, mentre Dora ci guarda, non lo fa tipo palesemente. È troppo interessante, è troppo interessante, e molti stanno mostrando il loro interesse in chat, sono molto contento. Ma io invece volevo ricollegarmi a una cosa, a un concetto che hai espresso prima e non volevo interrompere nulla. Riguardo al fatto della trasmissione delle paure attraverso processi elettrochimici, non, dimmi se sto sbagliando, cioè? Quello che ho detto prima, non è se, vabbè. Io vorrei fare una domanda un po' estrema, ma io ho avuto un'esperienza che ho raccontato di recente su internet, dove ho parlato che io a 18 anni ho abortito con la mia ex ragazza, ok? Io metterei una grossa ipotesi, sempre molto per estremo, ma io in quel periodo là ero veramente convogliato da paure, insicurezze, non sapevo cosa fare della mia vita e tutto quanto. Questa cosa qua poteva anche per estremo ripercuotersi sul figlio?
No, perché ti sono arrivate prima il trauma, giusto? Chi lo sa? No, ho capito quello che sta dicendo Daniele. Allora, ero comunque un ragazzino, di conseguenza magari avevo delle paure molto... Ok. La disciplina si chiama epigenetica, per chi vuole andare a guardare... Cioè, epigenetica. Per cortesia, non su Wikipedia, andate sull'Enciclopedia Britannica, andate su Treccani, andate su enciclopedie serie, non su Wikipedia che chissà che c'è scritto. Disse. Allora, sicuramente se tu avessi avuto il bambino... e non avessi fatto un percorso di guarigione tua, avresti trasferito le tue paure e le tue ansie, però questo sarebbe stato un meccanismo tradizionale, cioè tu genitore non risolto avresti inconsciamente con i tuoi comportamenti quotidiani che il bambino assorbe tradotto a lui il tuo modo pauroso, fobico si dice in termini tecnici, di vivere la realtà. Questa però non è epigenetica, questa è proprio il normale percorso della nascita di una nevrosi, per cui andando in analisi tuo figlio avrebbe dovuto scoprire con l'analista che aveva un padre fobico che si comportava di fronte a certe cose della vita in maniera tale da trasformarlo in un bambino pauroso. L'epigenetica invece fa un salto e ti dice quel bambino pauroso, che in questo caso non poteva essere tuo, il tuo ha paura di una cosa che non ha mai vissuto, che non ha mai visto, che non ha mai sentito, che è stata vista, sentita e vissuta dal nonno o dal padre e che è passata non attraverso il condizionamento comportamentale, il rapporto quotidiano, ma attraverso alcune modificazioni elettrochimiche che adesso non posso spiegare. Quindi mentre tuo figlio avrebbe avuto dei problemi perché viveva accanto a te, condivideva con te il tuo approccio inconsciamente fobico con la vita, ci sono dei casi in cui questo non succede, eppure ci sono delle persone che hanno dei problemi tremendi e si è scoperto che hanno problemi tremendi perché hanno avuto un'informazione di tipo epigenetico rispetto a problemi che non sono stati loro, ma sono stati dei loro genitori o dei loro nonni. Non c'è scampo in poi. Quanto, per quanto si può protrarre questa cosa qua? Fino a quanto si può andare indietro? Cioè, queste paure epigenetiche, chiamiamole così, fino a quando possono... Non si sa ancora, però è affascinante perché tu pensa a fare un videogioco di qualcuno che è condizionato nella sua vita da eventi che si sono prodotti... un secolo prima nei suoi parenti diretti. Quello stavo non esattamente capisci? Parlando proprio di quello che ha appena detto, nel senso che si può parlare anche di un secolo fa, si può parlare anche di 1000 anni fa. Sì, ma infatti io vorrei proporvi, se facciamo la società, di fare un videogioco in cui si spiega che la reincarnazione non è quella che si pensa, cioè di una stessa anima che migra da un corpo all'altro, ma è un fenomeno epigenetico per cui tu pensi di essere stato in un luogo non perché ci sei stato tu, ma perché c'è stato tuo padre o tuo nonno, tuo bisnonno che lì ha avuto un trauma e che ha attraverso l'epigenetica trasmesso quell'emozione, la nostalgia epigenetica. Quindi esiste, io non ci credo all'reincarnazione quella comune, ma questa sì, e potremmo fare un videogioco sulla reincarnazione in cui finalmente si capisce che non è che tu prima eri una farfalla, poi eri una lucertola, no. Tuo nonno, tuo bisnonno, un tuo avo ha avuto, che ne so, un braccio tagliato in una battaglia e tu c'hai continuamente dei problemi al tuo braccio o paura di perdere il braccio perché sei non la reincarnazione dell'anima di tuo nonno, ma di quella paura lì. Sarebbe bellissimo se la psicanalisi avesse dei mezzi proprio fisici per scoprire quelli che sono stati il passato dei tuoi avi, di quello, in modo da fare un'analisi psicologica di te per guarirti da quelle fobie e problemi, Nicola, basata non più su Nicola, te. La psicanalisi non potrà mai Marco. Farlo, ma adesso è alleata con le neuroscienze. Appunto, prima non esisteva niente della neuroscienza. Non è hashtag Nicola. La psicanalisi che lavora sulla parola e sul mondo fantastico delle persone, ma sulle neuroscienze sì, sono loro che hanno scoperto che non c'è solo il DNA che ti condiziona il carattere, ma anche quello che è successo ai tuoi genitori e ai tuoi nonni attraverso motivi elettrochimici che uno psicanalista non conosce, ma un neuroscienziato sì.
Io volevo parlare di una cosa, scusami bro, ma io avevo fatto la mia tesina della quinta superiore sugli universi paralleli. Avevo messo anche una mia interpretazione di stampo ovviamente filosofico sul concetto di universi paralleli e sulla teoria di Everett. Non so se ha presente bene di cosa si sta parlando. Ok, perfetto, vabbè, molto conosciuta. Io avevo teorizzato con molte virgolette, perché ho ripreso anche pensatori del tempo, che la morte non era nient'altro che un. Mi spiego veramente molto brevemente, nella maniera più concisa. Non esiste la morte, ma è semplicemente una trasfusione di coscienza attraverso tutti gli universi paralleli. Nell'esatto momento in cui tu muori, la tua coscienza si manifesta in un altro te, di un altro universo parallelo, e tu ricontinui la tua vita senza renderti praticamente conto di quello che è successo. Molto banalizzato. Ma il concetto era molto simile a quello dell'epigenetica, tra virgolette, nel senso che vai a vedere qualcosa che è successo da un'altra parte, che si ripercuote su di te e che c'è sempre una sorta di eterno ritorno. Faccio questo piccolo sproloquio. Alessandro, ma forse sto per dire una cazzata. Forse sto per dire una cazzata, ma non. Tu mi avevi anche parlato della parapsicologia Aspetta, su. aspetta, aspetta, Alessandro non si sente nulla. Senti? No, 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 io ci sono. Ah, ok. Dicevo che ho apprezzato la citazione dell'Eterno Ritorno. Mi permetto di dire che gli universi paralleli sono come il discorso della reincarnazione. L'universo parallelo ipotizza il trasferimento, tu l'hai appena detto, dell'intera coscienza da un corpo all'altro, un corpo che muore in questa dimensione, in questo universo, riceve la mia coscienza intera, cioè il mio carattere, nell'altro corpo che è lì. Ecco, io a questo non posso che dare il nome di fede religiosa. Scientificamente non è non solo provato, ma non è neanche No, ipotizzabile. erano teorie Esistono. quantistiche. Ah no, certo, però tu sai che siamo ancora a dei livelli di straordinaria filosofia teoretica, ma di nulla dimostrabile, di nulla verificabile. Già. A me per adesso basta l'epigenetica che mi dice che non l'intera coscienza, ma un certo disturbo della mia coscienza può venire fuori da un trauma non mio, ma di chi mi ha preceduto. Per quanto mi riguarda, preferisco credere nella vita precedente, quindi nell'albero genealogico della generazione. Può succedere anche attraverso universi paralleli se dimostreremo che esistono, ma l'intera coscienza no. Dal punto di vista scientifico, oggi noi sappiamo che quando muore il corpo, muore anche la coscienza. Comunque sono state però studiate, cioè sono scientifiche, sono teorie veramente scientifiche, esempio quella della teoria della particella ombra, del Certo, fotone, e quindi quella è una sorta di giustificazione dell'universo parallelo. Quelle però particelle non esistono. tu sai, Daniele, che l'universo è fatto più di materia oscura che di materia chiara, cioè di materia Di cui non conosciuta. sappiamo niente. Quindi il nostro universo è prevalentemente sconosciuto. Quindi figurati, io Ma a mi sto proposito invece di dicendo che se cose vogliamo parlare di conosciute. cose manipolabili da noi, raccontabili o inserite in un videogioco, non ci possiamo avventurare così lontano, oppure possiamo farlo, ma allora non abbiamo limiti. Sì, sì, Io ho sì. bisogno per la mia formazione di avere il limite di quanto fino a quel momento gestibile dal punto di vista della narrazione di massa, diciamo così. Volevo collegarmi al discorso perché si parla di morte, di superare la morte tramite queste robe qua, epigenetica. Mi Cascone, avevi cascone. anche annunciato che avremmo potuto anche parlare di parapsicologia, ed è una delle è uno dei fondamenti degli studi parapsicologici, quello là del superamento della morte, o sbaglio? Allora, innanzitutto devo farvi delle scuse, ma è mezzanotte e 10, sono già 2 ore. Io ho un momento di crisi come sempre. Te le facciamo noi, ma è colpa tua perché le hai fatte volare, amico mio, è colpa tua. No, in questo universo io ho bisogno di mangiare. Voi avete mangiato il sushi o no? Quindi dopo un po' c'è la caduta degli zuccheri.
però non me ne sono accorto neanch'io, per cui mi complimento e vi ringrazio e vi do, se volete, la piena disponibilità a rivederci al più ci presto. Ci rivedremo magari in condizioni migliori, che c'è un casino col microfono. Vabbè, adesso forse si è fissato. Però sulla parapsicologia ti posso solo dire, come anticipazione, l'ho lungamente studiata, sono stato il primo a fare un programma di massa in prima serata su Rai 1 su questo argomento, che fece scalpore. Mi dispiace dirlo, era il 1985, io avevo 23 anni, pensate che cos'era la Rai allora, prendeva un ragazzino di 23 anni che era abbastanza avanti con la testa, gli dava la prima serata di Rai 1 e non c'erano ancora tutte le reti concorrenti nell'85, quindi ti vedeva tutta Italia per parlare di parapsicologia e fare in diretta esperimenti di parapsicologia. Allora, io lì però ho scoperto che non c'è modo di verificarla. Sia perché molti sono imbroglioni, sia perché molti sono in buona fede, ma sono come dire, presi da una fede religiosa che non ammette dubbio, sia perché in alcuni casi è talmente sfuggente. Allora io sono arrivato alla conclusione, che è invece un punto di partenza per la prossima chiacchierata, che la parapsicologia, come voi dicevate, è una forma in cui si esplica il nostro bisogno di non avere paura della morte, che sarà secondo me un altro bel tema per un bel videogioco. Se tu ci pensi, tutte le saghe dei vampiri, io ho adorato il film Intervista col vampiro con Brad Pitt e coso, come si chiama adesso, Tom Cruise, i vampiri hanno successo, Dracula un successo eterno come i dinosauri, perché è la nostra assicurazione sul fatto che forse non moriamo. Sì, smettiamo un po' di credere in Dio e crediamo a sta roba qua. Qua si va un po' sulla letteratura latina. Sono molto vampiri. Alessandro, penso di parlare a nome di tutti. Grazie mille, non vedo l'ora di stringerti la mano. Io non vedo l'ora di vedervi di persona, però abbiamo ancora una decina di giorni, perché pare che fino al 4 siamo chiusi dentro. Se volete torniamo sulla parapsicologia o su quest'idea che io vi rinnovo ufficialmente. Facciamo una società, io vi porto il mio bagaglio di conoscenze, voi i vostri linguaggi e le vostre tecniche, perché io ti ripeto, ho proposto alle grandi aziende italiane, a partire da Mediaset, di passare dalla divulgazione classica alla divulgazione attraverso i videogiochi, mi hanno detto tu sei pazzo. Voi avete perfettamente capito che non sono pazzo e che è la strada giusta. No. Forse è troppo avanti. Ma è veramente avanti, sì. Siamo avanti per la mezza. Ma il mondo l'ha capito che non hai detto una cazzata. Prima hanno scritto una cosa. Io ho bisogno di voi e forse voi avete bisogno di me per dare un po' di sistemazione a delle cose che intuite, ma essendo più giovani, avendo studiato altre cose, non potete sistematizzarle. Quindi ci possiamo aiutare molto. Permettetemi, come sempre, di dire, voi ne avete avuto prova, che io rispondo a tutti quelli che mi scrivono su Alessandro Cecchi Paone _ official su Instagram, e che tutti i giorni alle 16 faccio una piccola riflessione della macchina del tempo sul dato scientifico, tecnologico, culturale del giorno. Ragazzi, andate a trovare Alessandro su Instagram, risponde a tutti. Ancora grazie Alessandro, non vedo neanche io l'ora di vederci. E per quanto riguarda questa cosa qua del videogioco, ma pensiamoci, ma perché sarebbe incredibile, sarebbe molto interessante. Comunque, molto interessante. Dall'inizio alla fine Alessandro hai solo ottenuto complimenti in chat, si sono divertiti tantissimo e hanno chiesto per favore Marco digli di non andarsene mai, però deve mangiare, ragazzi, sapete quanto ci andiamo noi un attimo mangiare. Poi domani o dopodomani ci organizziamo, amico mio, stammi bene. Sushi. Andiamo al Poporoia. Appena vince la quarantena. Ciao bello. Ciao, buonanotte. Ciao. Che grande, cavolo. Nicola Merrino! Sono io, Nicola Merrino! React! Il mio nick, Nicola! New York, NY, Cola! Bravo! Che carino! Mi sono molto ricreduta, devo dire.